Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite dalle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Posso dirvi che sono particolarmente contento. Io non sono il prete che conta, non è che magari durante il canto, durante alcune preghiere incomincio 2, 4, 6, 8, 10, non so in quanti siamo, sicuramente siamo più di 72. Se 2000 anni fa Gesù ha mandato 72 uomini a dire che Dio è in mezzo a noi, che la messe è abbondante, cioè che c'è tanto bene nel mondo. Certo, dobbiamo vederlo, dobbiamo operare in questo bene. Guardate qui quanta manovalanza. Eppure, come mai facciamo così fatica oggi a vivere il nostro essere discepoli? Perché possiamo dirlo. Qualcuno dice che la Santa Madre Chiesa è ormai alla canna del gas. C'è una disaffezione a ogni istituzione, in modo particolare alla Chiesa. Il Papa non va bene. Sto Papa qui non ci piace molto. Parla troppo di emigranti.
Il vescovo dovrebbe girare di più in diocesi. Il parroco è troppo grosso. Ironizzo, però tocchiamo con mano che la bellezza del Vangelo fa fatica ad abitare la nostra vita. Possiamo dircelo. Ci affascinano tante cose, ma quella parola che diventa consolazione, questo Dio, l'abbiamo sentito nella prima lettura, tratteggiato dal profeta Isaia, che mi tira sulle sue ginocchia, che mi coccola, che mi consola, addirittura che mi dà da mangiare. Dona, Don Mauro, la vita è altro. Questa bellezza di una parola che ci restituisce la nostra dignità. Mai la parola del Signore svilisce l'uomo. Magari fuori ci sono culture, pensieri, filosofie che sviliscono l'uomo. Oggi l'uomo standard deve essere in un certo modo. Io non rientro nello standard della bellezza umana. Questa parola invece, la parola del Signore, tutte le volte che noi la incontriamo, che la lasciamo abitare dentro di noi, ci dice qualcosa di bello di quello che sono io. Ma ci vuol ben altro. Chiese che si svuotano, tempo per la preghiera tanto non serve, curare la parte intima vuol dire quella che io ho dentro, quella che mi fa essere un Mauro credibile fuori. Curiamo la parte esteriore, curiamola quella, ma la parte... Dai, Don Mauro, siamo nel 2019, la Chiesa deve svegliarsi un pochettino di più, ecco perché perdiamo i fedeli. E invece guardate, il Signore dopo 2000 anni puntualmente questa sera ci dice... Ho bisogno di te. 2000 anni fa designò 72, sapete che i numeri nella Sacra Scrittura sono simbolici, 72 perché ai tempi di Gesù erano 72 le nazioni pagane che si conoscevano. E quindi il Signore dice, c'è un mondo da abitare, vi mando, non vi tengo qui, non c'è bisogno di una fede intimistica, quei cristiani che dicono, me la vedo io con Dio, dai. Il Signore ti dice, giocati. Mettiti in cammino, vai, e ti dico anche quello che devi dire. Signore, cosa devo dire? Pace a voi. Entrando in una casa, e non si riferisce alla casa fatta di mura, entrando nella casa degli uomini, quando incontri una persona che ti fa una confidenza, che ti butta addosso magari i suoi problemi, tu davvero discepolo, regala la pace. Ma non ne avete bisogno voi di avere accanto qualcuno che nel nome di Gesù Cristo ci regala un po' di pace interiore. E poi vai, però stai attento perché ti mando come agnello in mezzo ai lupi, bella questa immagine. Il Signore non ci butta fumo negli occhi e noi, vabbè, invece a chi ci butta il fumo negli occhi gli corriamo dietro. Lui subito ce lo dice. Se tu vai, Don, io dico Don perché mi sento preso in seria considerazione, voi mettete il vostro nome, se noi andiamo, se accettiamo il suo invito ad essere mandati in questo mondo, sei un agnello in mezzo ai lupi. Non c'è bisogno di descrivere i lupi, c'è bisogno però di prendere consapevolezza che siamo agnelli in questo mondo così caotico, secolarizzato, individuali, tutto quello che volete voi. Ma io gioco la partita della mia credibilità anche dal punto di vista della fede se in questo mondo di lupi io mi comporto da agnello. Perché agnello? Lo sentiremo tra poco. Ecco l'agnello di Dio. Perché il cristiano non è colui che fa il bravo. Il cristiano è colui che sceglie Gesù Cristo. Ve l'ho detto domenica scorsa. Come tu sei l'agnello, così anch'io in questo mondo non userò violenza, non farò i pugni, userò l'immagine dell'agnello, della mitezza, della semplicità,
con la consapevolezza che qualche volta perderò, l'abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù che dice entrerete in una città e non vi accoglieranno. Ma questa è la scommessa della vita e della fede. E andando per strada non lasciatevi schiacciare dalle cose. Quando Gesù dice non prendete due tuniche, non prendete due bisacce, non prendete i sandali, il Signore non ci invita al pauperismo. I cristiani non sono gli straccioni di turno, con tutto rispetto per i poveri. Il Signore ci dice, se davvero tu hai questa urgenza dentro, se senti la bellezza di dire ai tuoi fratelli che c'è un Dio che fa il tifo per l'umanità, non lasciarti schiacciare dal potere, non lasciarti schiacciare da quel sentire comune che devo valere, non essere ambizioso, non attaccarti appunto alle cose materiali, sii un uomo leggero, un cristiano leggero, che ha le cose necessarie, ma non il troppo, perché il troppo ti schiaccia. Oggi invece ci mettiamo addosso tante firme per valere e corriamo il rischio di perdere la firma più bella, che è la nostra. Ecco quello che ci dice Gesù: metti la tua firma, metti quello che sei. Non ce la facciamo, siamo poveri, siamo peccatori, siamo fragili, ma ci manda Lui, ci invita ad abitare questo mondo per dire che il regno di Dio è qui. Questo è quello che siamo chiamati a fare, cari fratelli. Non è compito del Papa, dei Vescovi e dei preti. In virtù del nostro battesimo, ognuno di noi, ma senza fare chissà che cosa, vivendo bene in famiglia, vivendo bene sul posto del lavoro, giocandoci bene nei momenti informali, anche nelle vacanze. Lì dentro siamo chiamati a portare il regno di Dio. Lì dentro siamo chiamati a portare quello sguardo buono. Lì dentro siamo chiamati a sostenere i malati, e non ci sono solo i malati fisici. Lì dentro dobbiamo giocare la nostra fede. Chiedo scusa alla mia comunità di Fino che me lo sente dire da tanti anni, ma il cristiano che viene a messa la domenica e poi fuori non può chiamarsi cristiano. Siamo praticanti non credenti se ci comportiamo così. Invece trasformiamo anche questi bei momenti di preghiera in vita, diventando discepoli, sentendoci lo sguardo del Signore che dice vai, ci sono io con te. Non lasciarti schiacciare dalla cosa, rimani un agnellino, trovi dare del vai, fi la messe abbondante. C'è un mondo che ti aspetta, lo dico anche ai giovani che sono qui. Ho vissuto una giornata di Cregio, vedi, in mezzo a tanti ragazzi, quanta messe abbondante, e quanto c'è da lavorare lì dentro. Quanto. E concludo, è bellissimo alla conclusione di questa pagina evangelica, perché i 72 vanno, probabilmente hanno tentato di vivere quello che il Signore aveva detto loro, poi tornano pieni di gioia, Signore c'è andata da Dio, siamo tornati, guarda, appena parlavamo di te addirittura Satana, e il Signore che dice non rallegratevi per queste cose, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. La traduco così: nelle nostre parrocchie, questa iniziativa è andata benissimo, sono contentissimo perché ho proposto questa cosa e mi fermo magari solo a questa attività, giudico il mio operato perché la mia proposta è stata accolta. Sapete da dove viene la forza? Non dalle proposte che vanno bene, perché se dovessimo guardare le proposte che la Chiesa fa, la nostra forza viene dal fatto che nel cuore di Dio c'è il tuo nome. Sapere che Dio mi conosce, sapere che il mio nome è scritto sul suo palmo e sapere che questo Dio si fida di me, questa è la mia gioia, questa è la nostra gioia che ci spinge giorno dopo giorno ad essere veri discepoli. Questa è la sfida che il Signore ci regala quest'oggi. Raccogliamola, cari amici. Non dobbiamo fare miracoli.
dobbiamo portare il Vangelo, dobbiamo dire Gesù, magari senza dirlo, con il nostro stile di vita, semplice, povero, essenziale, gioioso.